Buongiorno Valentina. Buona Pasquetta anche. Sì, esatto. Come ti trovi in questo camper? Direi benone, la compattezza di un van è decisamente un punto forte per noi che cercavamo questo vantaggio. E compattezza che però si ripaga con soli 3 posti letto. Anzi, sarebbero 2 fissi, abbiamo un letto matrimoniale. Salgo a vedere, Eccolo, comodo questo. Sì. Questo è un bel letto comodo con dei bei mobiloni grandi anche, guarda che belli. Eh sì, quindi materasso nuovo? Materasso l'abbiamo cambiato, non abbiamo tenuto quelli di serie e abbiamo preferito farceli fare un po' più rigidi. La dinette buona anche. La dinette si verrebbe a creare quindi un terzo letto che bisognerebbe montare tutte le sere, quindi montare e smontare. C'è anche un altro lato negativo, il fatto che se volessimo avere l'intero letto per una persona adulta dovremmo portarci via anche la prolunga, quindi i materassi addizionali che andrebbero quindi ad occupare molto lo spazio stivaggio. Nel nostro camion sotto il letto, sotto il letto. E quindi questo è un lato decisamente negativo. A noi il terzo letto serve perché abbiamo il piccolino, come avrete visto in altri video. Fino all'anno scorso stava soltanto in questa porzione, quindi abbassavamo il tavolino e avevamo diviso, diciamo, portavamo soltanto questo pezzo di materasso e quindi la cosa era anche facilmente gestibile, solo che sta crescendo e quindi dobbiamo optare per un'altra soluzione. Cambiate il camper? Abbiamo pensato anche a questa opzione, stavamo iniziando a guardare anche qualche altro camper, però appunto la compattezza del van ci attira ancora tanto e quindi abbiamo deciso di alzarci. Nel senso che questo soffitto, un Loblò piccolo, Loblò normale, esatto. Standard. E quindi abbiamo deciso di farci montare il soffietto, quindi allargheranno questo foro e avremo una specie di mansarda aggiuntiva, e quindi il nostro soffietto. È la prima volta che io vivo questa nuova soluzione, essendo sempre stata camperista con mezzi grandi. Proveremo anche questa nuova esperienza. Al piccolo piace già tanto questa idea, quindi vi faremo sapere. Lo usate d'estate, d'inverno o sempre il camper? Noi il camper lo usiamo sempre. Quindi si spera che sia efficace e valida anche d'inverno, ma speriamo sia efficace, considerando che andavamo via anche in tenda d'inverno. Eventualmente spero basti attrezzarsi con dei buoni sacchi a pelo e via. Ottimo, grazie. Adesso vediamo i lavori come verranno fatti. Bene. Ciao. Ciao ciao. Allora ecco il van di nostra figlia pronto per partire verso la grande trasformazione. Il mezzo è lungo 5,99 m ed ha il tendalino della Thule sul tetto e 2 oblò di piccole dimensioni, oltre alla presa d'aria a funghetto sopra il bagno finestrato. L'intervento è stato prenotato presso l'azienda MES di Altavilla Vicentina in provincia di Vicenza. MES si occupa principalmente della camperizzazione di furgoni secondo le specifiche esigenze dei clienti, esegue allestimenti speciali ed installa i tetti a soffietto sui van come il nostro. Se trovi interessante questo video potresti iscriverti al canale. A te non costa nulla, ma per me è davvero molto importante perché significa che vuoi continuare a vedere i miei video. Grazie! Qui molti di voi riconosceranno la grande concessionaria Bonometti, mentre MES ha la sede proprio qui dietro in una via laterale. L'ufficio della MES è il paradiso per gli amanti delle costruzioni in Lego, da vedere assolutamente.
cogliamo l'occasione per farci mostrare qualcuno dei van che stanno allestendo in questo momento. Ci colpisce questo furgone, la cui lavorazione è quasi terminata. In particolare ha un ampio vano di stivaggio e due letti grandi, di cui uno basculante elettrico. Ed ha delle rifiniture veramente di pregio. Il tutto montato su un furgone usato lungo appena 5,99 m. Ed eccolo arrivato il nostro tetto a soffietto, prodotto dalla SkyUp SRL che ha sede a Pomezia in provincia di Roma. Il tetto è già equipaggiato con un pannello solare da 195 watt di potenza ed ha un luminosissimo maxi oblò. Ed ecco che i tecnici di MES partono subito con l'installazione del nuovo tetto sul nostro van. La prima osservazione è che il soffitto SkyUp va sovrapposto al tetto originale del furgone, quindi la scocca non viene alterata, basta semplicemente allargare il foro dell'oblò esistente sopra la dinette. Dovranno però essere rimossi il pannello solare ed il tendalino montati sul tetto, e quest'ultimo sarà sostituito con uno da parete. Il funghetto in bagno e l'oblò sopra il letto saranno oscurati. Il camper alla fine risulterà più alto di circa 20 cm. Non è però richiesta alcuna omologazione né revisione del camper o altre procedure tecnico-amministrative. Dopo qualche giorno il nostro van è pronto, con il suo nuovo tetto sollevabile e con un tendalino della fiamma fissato con staffe sulla parete. Vedremo tra poco un aspetto da sistemare per il tendalino. Facciamo una prova di sollevamento del tetto che risulta piuttosto agevole. Il soffietto viene fornito con una comoda rete a doghe ed un buon materasso. Viene fornita anche una scaletta telescopica in alluminio che risulta comoda, sicura e leggera. Per abbassare il soffietto basta tirare due cinghie e poi fissarlo in posizione chiusa con gli appositi blocchi di sicurezza. Da notare che per abbassare il tetto bisogna tenere un po' aperto il portellone del camper per far defluire l'aria, altrimenti diventa quasi impossibile tirarlo giù a causa della pressione. Thank you.
tiriamo finalmente il van. Hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Resta però un'ampia fessura tra il tendalino e la parete del camper, cosa che rappresenta un bel problema quando piove. Per questo esiste in commercio un'apposita guarnizione che deve essere acquistata a parte, ma al momento è introvabile. Eravamo già stati informati di questo inconveniente, che speriamo di risolvere appena possibile. Adesso siamo pronti a partire per le prossime avventure in plein air ed anche il nostro Davide, che cresce in fretta, potrà decidere dove dormire. Ah, dimenticavo un piccolo dettaglio. Costo totale dell'operazione soffietto? Circa 10.000 euro.